Ciao a tutti e benvenuti nuovamente al mio canale. Come avete visto dal titolo, oggi abbiamo un video vlog. Devo fare un po' le faccende di casa. Oggi devo cambiare le lenzuola. Faccio partire la lavatrice perché tra poco devo uscire. Devo andare a fare le commissioni insieme a mio marito e vi porto anche con me. Tolgo tutto così posso far partire la lavatrice intanto che non sono a casa, così quando arrivo devo solo stenderlo. Solo ora ho notato che fa un casino di polvere, con il riflesso della luce si vede tanto. Adesso togliamo tutto. Tolgo anche i cuscinetti, quelli piccoli, faccio lavare perché quelli non lo faccio lavare tutte le volte che cambio le lenzuola. Le lenzuola le cambio una volta a settimana, però i cuscini piccoli li cambio ogni due, solo quando le vedo proprio che sono veramente sporchi. Ok, metto tutto dentro nella lavatrice. Cercavo di mettervi qua, ma non era tanto stabile, infatti mi è caduta la fotocamera. Ho messo dentro anche una felpa bianca del mio figlio e così lo faccio partire. Qua invece, già che eravamo in giro e oggi è giornata del mercatino della città, e siamo venuti a fare un giretto con mio marito. Andremo a vedere cosa c'è di cosa posso comprare di utile per casa, che poi comunque vi farò vedere. Qua ci sono queste pentole, padelle, che mi ricordo tanti anni fa che le avevo acquistate, ma perdono tantissimo la patina di antiaderente che hanno, perché costano anche poco, durano pochissimo. Guardate quella cucciola lì. Intanto vi racconto che è arrivato un nuovo integrante alla mia famiglia, che magari nel prossimo video ve lo presento. Qua stavamo vedendo i vestitini per mia nipotina. A volte ci sono delle occasioni per poterli comprare, perché costano anche poco. Sono carini alcuni vestitini. Tanto i bambini poi li lasciano troppo in fretta perché crescono tanto, crescono velocemente. Questa è una gonna, ma penso che sia un po' grande per lei. Continuiamo a fare il giretto. Ho visto queste borse, sono quelle piccoline, a me piacciono tanto queste piccoline in questi colori verde, bianco, sono troppo belle. Sì, costano poco perché non sono anche di marca, ma penso che siano fatte bene. Andiamo a fare il giretto, continuiamo, poi alla fine vi faccio vedere cosa ho comprato. Ebbene sì signori, siamo tornati a casa, abbiamo preparato da mangiare, siamo usciti a far passeggiare i cuccioli perché loro devono fare la loro passeggiata per fare i suoi bisogni. Intanto vi faccio vedere che qua la mia piccolina gioca, ma non gioca con la palla, gioca con l'ombra che c'è della palla, e impazzisce proprio lei. E così è passata subito la giornata, una giornata che è passata velocemente, che la sera tardi ho avuto il tempo per rifare il letto, perché se vi ricordate stamattina l'ho lasciata così. Ho fatto solo partire, tolto le lenzuola e ho fatto partire la lavatrice,
ma finalmente ho trovato il tempo. Finalmente ho trovato il tempo per poter fare il letto, anche se è già tardissimo, non fa niente. Devo mettere solo il piumone dentro, il copripiumone. E così siamo a posto. Io non, come non so per chi mi segue da tanto, io non metto la lenzuola sopra, metto direttamente il copripiumone dentro il piumone e il lenzuolo sotto, che a me è più comodo perché tanto devo togliere e cambiare tutto sempre. Okay. Così sono già a posto per dormire, metto i cuscini e le fodere. Queste, mentre i cuscini piccoli non ho trovato le foderine, però li cambio dopo. Qua, come vedete, non ho messo dentro la parte esterna, questa parte qua, dei lati, perché tanto tra poco andremo a dormire e lo lascio direttamente così. Ecco qua, vi faccio vedere cosa ho comprato al mercatino. Ho comprato questo a 1 euro, che è il mio per mettere le molette per i vestiti. Si era rotto, adesso cambio questo, userò questo per l'esterno, così almeno da appenderlo nello stendino. Poi ho comprato sempre a 1 euro questo deodorante per ambienti, un profumo, e poi vado ad aprirlo. Ho comprato questo, che è sempre a 1 euro, che servono, volevo per usarlo per la cucina, mi servivano perché l'avevo già acquistato al supermercato, ma costavano tantissimo. Adesso che li ho trovati a 1 euro, li ho comprati. Ho comprato anche queste pile a 1 euro, per tenerle di scorta, che servono sempre per il telecomando della TV. Poi abbiamo comprato questi bicchierini, che sono monouso, sempre a 1 euro, sono 50 per il caffè. Questo però è perché per il lavoro del mio marito, così li porta. Poi ho comprato questi qua sono i panni cattura polvere, guardate qua, questi sono grandissimi, sono 24 panni, però sono 30x50, perciò andrò a dividerli, così ne faccio metà ognuno, ne ho così il doppio di panetti. Poi ho comprato questo cesto, guardate qua, sempre a 1 euro, è utilissimo, magari metto in dispensa e cerco di sistemare alcune cose che ho aperte, li metto in ordine, in questo colore. Ah, ecco, stavo dimenticando, poi abbiamo comprato questa felpina per mio marito, in questo colore, l'ho acquistato a 10 euro mi sembra. E queste sono le state di acquisti che ho fatto. Spero questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare il vostro pollicino in su. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!